Ciao a tutti! Oggi prepareremo i grissini sfiziosi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 circa. Gli ingredienti sono farina, olio, sale, lievito, zucchero, acqua, semola, semi di papavero, semi di sesamo e sale al rosmarino. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Aggiungiamo l'acqua. Lo zucchero. E il lievito. Scioglimo il lievito per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo la farina. Il sale e l'olio. E facciamo impastare per 3 minuti a velocità sfiga. Il nostro impasto è pronto, andiamolo a trasferire in un contenitore. L'impasto risulterà colloso, per facilitarvi il lavoro conviene ungere le mani precedentemente con l'olio. Andiamo a posizionarla nel contenitore. Adesso spennelliamo l'impasto con dell'olio. E poi copriremo il composto con un coperchio o con della pellicola trasparente e lo lasceremo lievitare per almeno un'ora. Il nostro impasto è pronto. Andiamola a posizionare sul pianale. E andiamolo a tagliare a pezzi. Creiamo dei tocchetti di circa un centimetro. Andiamo a stendere l'impasto. Dopo aver steso i nostri grissini, andiamo a spennellarli con un po' d'olio. E andiamoli a guarnire con i semi e il sale aromatizzato. Iniziamo a guarnirli con i semi di sesamo. Passiamo ai semi di papavero. Poi con il sale aromatizzato.
ovviamente a gusto vostro, se preferite una spezia piuttosto che un'altra potete utilizzare quella che più vi piace. Dopo aver guarnito i nostri grissini, adesso andiamo a infornarli in un forno preriscaldato a 200 gradi per 15-20 minuti, controllando che non si brucino. Grissini sfiziosi, grazie e alla prossima ricetta!